Tanta magna per tutti ragazzi, noi siamo il Lollaggio Puro, io sono Zack e con me c'è Coronata 6. Allora, siamo ritornati e sono tornato dalla malattia, mi ha rapito una flotta di alieni e sono tornato solo per... Vabbè, ora ritorniamo al gameplay. Allora, abbiamo scelto di andare in fattoria, anche se ci avevano suggerito di non farlo, ma come abbiamo detto, il nostro obiettivo è far morire tutti i personaggi del gioco, Infatti, perché non c'è Ghost e quindi altrimenti. per forza, cioè, E quindi dobbiamo per andiamo alla forza andare, fattoria. esattamente, dobbiamo andare per forza alla fattoria. In questo momento stiamo iniziando a portare della benzina per, diciamo, cercare un baratto. E vediamo cosa rispondere. Non ho molto letto, quindi diciamo che a prima va bene. Fa niente, tu sei per la prima, rispondi sempre alla prima. Ok, allora. Vabbè, sicuramente ci troveremo nei casini perché la fattoria non è un posto ospitale. Quindi i fratelli hanno Bruciamo preso atto qualcuno. di questo. L'ho sentito, ci sono tanti stupidi là fuori che combattono l'uno contro l'altro. Quante persone hai di là? 9 compresi i ragazzi. Abbastanza per... No, 9 compresi i ragazzi. Bene, ci piacerebbe ospitarvi tutti in cascina. Come ho detto, abbiamo cibo in abbondanza, ma non è che non ci vogliono aiuto. Io proporrei di utilizzare la benzina per bruciare la fattoria. Buono, buono. Cosa Questa è una cascina. realizzo? Una cascina, una cosa, come una cantina dovrebbe Obiettivo, essere. allora andate, Sto dicendo che cercate su Google cos'è una chi sono? cascina e mettetelo nei commenti. Esattamente. Cos'è una cascina? E mettete un mi piace. Mi piace. E iscrivetevi al nostro canale. Iscrivetevi. Perché comunque vi ringrazio che Zack è guarito. Se no, Sarei morto. sarebbe Gli morto. alieni pongono. Ok, allora ci vediamo questi due all'Akbar a discutere. Non capisco perché in un mondo pieno di zombie continuare a portare un turbante, una maschera. Cazzo. Molto comodo. È infierito pure sul corpo. Sta continuando ad infierire. Complimenti. Questa descrizione è degna di un poeta dell'Ottocento. Cioè, Uccide, spara, 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 spara. spara. Adesso se n'è appena Mi andato. illumino di immenso. Sì, la poesia più lunga che ci possa essere. Ok, quindi abbiamo appena visto di come è crudele la Scusa, realtà ma quell'uomo non era con questa armato di una società. balestra, quello che è morto? Perché non lo rubate? Puzza la palestra. Lezza. La palestra è di Battlefield, cioè, va lasciata per Battlefield. Eccoci qui, alla faccia, tradotto in italiano. Una mucca. Hanno Una come simbolo mucca. una mucca. Vediamo qui il filo interdentale elettrificato. Non ne vedo l'utilità. Cioè, Sì, bastone infatti. fissato. Cioè, l'ingresso comunque ci arrivano lo stesso, insomma. Il cancello deve essere anch'esso elettrificato, se no non ha senso. Che donna. Allora, mai Maya. avuto incidenti, non possiamo avere i bambini in giro per il CZ. Non possiamo dire perché deve sapere che Doug, il bambino, quello là, deve morire. Allora, va Perché bene. non ci devono stare per loro volontà, li dobbiamo spingere noi bambini. Esattamente. Proteggi. Pensavi di... Che brutta voce che Ha la è. voce di Ragazzi. una. Di un cartone Sono Bre animato. è Brenda. È Brenda. Brenda. Col cestino da Orso Yugi. Brenda Yoga. Non puoi Che dire certi triplo nomi. mendo. Mendo, mo, mento. Mendo. Menda. Oh mio Dio, quel posto parecchio vulnerabile. Avete qualcuno con esperienza di sopravvivenza a capo del vostro gruppo? Ho la situazione sotto controllo perché sei Negro. un nigga motherfucker. Ok. Le tattiche di sopravvivenza. Quindi. Quello già ci aveva sgamato. Perché ecco cosa succede a non leggere. Portate la benzina. Abbiamo la benzina. La bianca. La bianca, abbiamo la La bianca. cosiddetta bianca. Però, se non sapete cos'è la bianca, è molto prodotta in Colombia. La bianca. Quando c'è la neve, quello è il significato della bianca. La bianca ha lo stesso significato. Non possiamo più avere cose qui di cui mangiare senza una mucca per il latte e il burro. Giusto, fortunatamente Mary Bell ce la farà superare questo periodo. Qualcosa, beh.
Dislessia, portami via. Vabbè, no, non ce la faccio, sono troppo veloce. Abbiamo una veterinaria. Abbiamo una veterinaria. Abbiamo una veterinaria? Io pensavo di avere un'ascia. L'ascia è una soluzione. Abbiamo un fucile da cecchino. Una veterinaria. Adesso la vostra veterinaria. Cioè, mo dobbiamo andare a prendere la veterinaria per una stupida mucca che fa solo il latte. La cioccolata? La cioccolata, la mucca della Milka fa, fa la cioccolata. E LOL. E veramente, questo è una LOL. Cioè, non ha senso. Non ha alcun senso. Assomiglia un po' alla fattoria del fumetto, più che quella del telefilm come ambientazione. Per chi non avesse letto il fumetto, ve lo consiglio, veramente ben fatto, forse anche meglio del telefilm. Ma poi altra cosa, sempre per parlare con i miei fan, allora, per chi vuole la patch, cercate su internet patch Ita The Walking Dead, non si va incontro a nessuna violazione perché, di copyright, perché è stata fatta dai fan. Dai fan, è solo una cosa a livello, diciamo, come dire, amatoriale. Chiaramente, se continuate a chiederlo nei commenti, vi risponderemo tranquillamente. In privato vi rispondiamo, non c'è problema. L'importante è che ci portiate gli occhiali di questo personaggio. Esattamente. Perché vogliamo quegli occhiali. Quegli occhiali, basta. Assicuriamoci il posto, sei sicuro. Per aver letto tutto, noi chiaramente leggiamo tutto. Ma che gusto ci sarebbe? Non ci fatti. E il bello, il gusto del random è fantastico. Cos'è questo? Un'altalina spaccata da quella signora cicciona? Boh, ho un bel luogo per impiccarsi? Questa è la nostra domanda. Ragazzi, noi non leggiamo i sottotitoli anche perché perderemo tempo, ci accavalleremo con le nostre voci. Esattamente. E quindi, tanto, stanno lì, li potete ragazzi, leggere. Ragazzi, il tempo è big money, cioè... Allora, vediamo questo, parliamo con questo uomo occhialuto. Va bene. Come cammina lento. Mamma mia. Come cammini male. Allora, che hai trovato? Ti sembra un posto sicuro dove stare? Continueremo a dare un'occhiata in giro. Va bene, tienimi aggiornato. Davvero? Tutto qui? Sì. Allora, questo sembra... Questo vuole che vuole che lavori. Noi non vogliamo lavorare, vogliamo uccidere, basta. Cos'è quello? Un generatore. Siete arrivati con la benzina appena in tempo. Bravo, uomo. Rompiamolo. Don't mess with... Qua si sono scordati di tradurre questa piccola stringa di sottotitoli. Perché sono sfaticati. Vabbè, ci saranno dimenticati. E nabbi. Ciao. Ciao. Sono felice che abbiate deciso di darci una mano. Ho notato prima... A motel che siete armati piuttosto bene. Ne avete molte da parte? No. Se vedete come... Quante armi avete voi? Bella, bella, mi piace questa domanda. Se avete visto la nostra prima stagione che abbiamo sul nostro canale, potete vedere l'onnipotenza di un cacciavite. Esattamente, il cacciavite è veramente un'arma di distruzione di massa. Cacciavite è unito a pistola con silenziatore a cuscino, anche. La recinzione fermi vagante, anche perché non capisco come mai, sia nel fumetto, che in questo gioco li chiamano vaganti. Quando sono i zombie? Comunemente zombie? Zombie di merda. I vaganti, ma i vaganti, cioè sono più fighi. Hanno cioè, big money! Trovano come soluzione il fatto che dividono in vaganti quelli che camminano e in un altro nome quelli che stanno stesi a terra. Gli scorreggianti, gli scorreggianti. Quelli che se sti piedi ti montano e ti uccidono. LOL. Io non sono tanto esperto, incomincerò a guardarmi il telefilm. A guardarmi il fumetto, a guardarmi il fumetto telefilm. E leggermi il telefilm. Riapriamo il perimetro, siamo i primi ospiti. Siamo i primi ospiti? No, abbiamo una mucca. La mucca è lì. Non state un accordo simile con altra gente, commerciante e carburante CIO, ma alla fine se ne sono andati per cercare persone di cui non avranno più notizie. Ah. Riapriamo il perimetro. Oh, bene. La recinzione ferma un vagante in 3 o 4 secondi, ma si sovraccarica se lasci lì i corpi. Diventano quella carne che non è buona per mangiare. Esattamente. Cioè, li donotene un po' più. È come la carne, se si cuoce troppo non è buona. Non è buona. Cioè, come campa. Comunque vi sa che dopo questa cosa dovremmo chiudere. Sì, finiamo il primo dialogo. Perché sì, c'è cioè, l'onnipotenza del protagonista. Mi sono scordato sempre di registrare. Allora, vi lasciamo con questo sfondo magnificente. Ringraziamo con queste foglie colorate.
Ringraziamo la community di Wagna sempre per questa ricordatevi di iscrivervi a Wagna, al nostro canale se volete, e guardare anche i video del nostro canale che tra poco cambieranno un pochettino. Commentate. E mettete un mi piace a questo video. Aspetta, vi lasciamo 5 secondi per mettere un mi piace a questo video. Vi diremo una cosa importante. 1, 2, 3, 4, 5. Ciao. Ciao.